Una grande reazione nel secondo tempo per il Fano, che con due gol riesce a ribaltare lo svantaggio della prima parte di gara e allo stadio Mancini si impone per 2-1 sul Castelnuovo Vomano, strappando così i tre punti dopo due sconfitte consecutive. Nei primi tre minuti l'Alma si fa vedere in un paio di occasioni nell'area degli avversari, sempre con Tortori. Prima una conclusione che finisce alta sopra la traversa, poi un tiro a fil di palo. All'ottavo minuto si fanno vedere gli ospiti con un'azione dalla sinistra di De Giglio. Il suo tiro viene respinto dalla difesa. 17esimo, ancora gli avversari. Bubalo ci prova, palla in angolo. Due minuti più tardi, bordata di Emily, risponde prontamente Olivieri. Superata la mezz'ora del primo tempo, rispunta l'Alma Juventus. Tiro di Tortori, deviazione della difesa in angolo. Ma è un fuoco di paglia perché non passano nemmeno 120 secondi che il Castelnuovo passa in vantaggio, in seguito ad un'azione che termina con un autogol di Manè. Cerca il pareggio il Fano. Al 41esimo, punizione di Scoppa, Alonzi in due tempi. Al 43esimo, non trova nessuno la palla infilata al centro dell'area da Serges. Nella ripresa, due cambi per il Fano dopo pochi minuti. Trillò e Serges fuori, dentro Del Rosso e Variale. Al decimo, gol dei padroni di casa, colpo di testa di Vavassori sul palo, la palla arriva a Manè che non sbaglia, 1-1. Il Castelnuovo, al 13esimo, ci prova da fuori, blocca Olivieri. Occasione ghiotta al 17esimo del secondo tempo per il capitano Casolla, palla respinta quasi sulla linea. Ancora cambi tra Granata, Herrera e Pensalfini prendono il posto di Zanolla e Scoppa. De Giglio da fuori per gli ospiti, alto. Quasi allo scadere dei tempi regolamentari, il Fano cambia marcia. Conclusione alta di Vavassori e un minuto più tardi il gol di Tortori, che poi festeggia sotto la curva dei tifosi di casa. Finisce così. Il Fano strappa una vittoria importante per cercare di uscire dalla zona salvezza. Cruciale sarà la partita di domenica, ancora tra le mura amiche per il Granata contro la San Benedettese. Niente, dispiace perché anche oggi i ragazzi hanno disputato una buonissima partita, siamo andati in vantaggio. Ci siamo lottati la partita alla pari con il Fano e poi ancora una volta gli episodi purtroppo ci condannano, no? Perché poi l'espulsione sicuramente di Bubalo alla fine ha fatto la differenza, anche se eravamo riusciti a portare in porto questo pareggio che per noi, soprattutto dal punto di vista del morale, sarebbe stato importantissimo. Però non ci demoralizziamo, e dobbiamo andare avanti e pensare di dover affrontare anche domenica un'altra partita importante dove dobbiamo tornare a far punti. Questo è quello che dice la classifica e poi alla fine faremo i conti di dove saremo. Se ci mettiamo adesso in questo momento a guardare la classifica ci demoralizziamo ancora di più. Noi dobbiamo pensare che le prestazioni sono di un certo tipo e dobbiamo far volgere la fortuna alla nostra parte. In questo momento sicuramente ci sta voltando le spalle. Onestamente credo che ancora una volta i ragazzi abbiano dimostrato le loro qualità morali prima di tutto, oltre prima di quelle calcistiche. Penso che queste siano la cosa migliore che potevano dimostrare oggi alla gente che ci viene a vedere. Quando le stagioni nascono in un certo modo, come purtroppo qui, e entrano in gioco tanti fattori, soprattutto psicologici, che comunque frenano anche coloro che hanno qualche qualità in più. E noi è chiaro che da questo punto di vista qualcosa stiamo pagando. Soprattutto perché, appunto, come dici bene, abbiamo situazioni che possiamo portare, che ci possono portare al vantaggio, non le sfruttiamo e poi rivediamo i fantasmi. Non dobbiamo dimenticarci che tre giorni fa abbiamo subito un'ammazzata fortissima con una partita che meritavamo di vincere, abbiamo perso e questi ragazzi stanno subendo tanto da tanti punti di vista e io credo che bisogna dar loro i giusti meriti perché hanno reagito in una situazione assolutamente non facile e l'hanno fatto fino alla fine con grandissima convinzione.